Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica perché in queste ore si stanno definendo le ultime candidature all'interno degli schieramenti politici per le elezioni del prossimo 25 settembre. Allora siamo nell'alveo del centrodestra perché il leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è candidata al collegio uninominale L'Aquila Teramo. Lo conferma in una nota il segretario abruzzese di Fratelli d'Italia, Etelvardo Sigismondi, che dice: dirigenti, militanti e amministratori di Fratelli d'Italia dell'Abruzzo hanno promosso un appello al presidente Giorgia Meloni per scegliere il collegio uninominale dell'Aquila. Siamo davvero onorati che il presidente Meloni abbia confermato l'affetto per l'Abruzzo raccogliendo la nostra proposta. I vertici abruzzesi del partito hanno presentato questa mattina le liste in corte d'appello proprio all'Aquila, al Senato, capolista proprio Etelvardo Sigismondi, il coordinatore regionale, Marilena Rossi, Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo, Camera dei Deputati Fabio Roscani, Rachele Silvestri, Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino e la marsicana Benedetta Fasciani. Per l'uninominale alla Camera, collegio L'Aquila Teramo, Giorgia Meloni, come detto, collegio Pescara Costa Teramana, il capogruppo in consiglio regionale Guerino Testa. Uninominale al Senato, Guido Liris, assessore al bilancio della regione Abruzzo. E da Fratelli d'Italia ci spostiamo in Forza Italia perché anche il coordinatore regionale Nazario Pagano, senatore uscente, ha depositato questa mattina presso la Corte d'Appello dell'Aquila l'elenco dei candidati dei collegi plurinominali in Abruzzo per le prossime elezioni politiche. Per la Camera capolista sarà lo stesso Pagano, al secondo posto l'imprenditrice teramana Francesca Persia, poi il consigliere regionale di Valore Abruzzo Angelo Simone Angelo Sante e poi Consuelo Di Martino. Per il Senato capolista Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale abruzzese, al secondo posto Maria Luisa Ianni, consigliere comunale dell'Aquila, poi Daniele Damario, assessore regionale al turismo come figura esterna. All'Abruzzo i vertici nazionali non hanno attribuito il collegio uninominale ritenuto un posto blindato. Queste sono le candidature, come detto, nell'alveo del centro destra. Noi adesso cambiamo decisamente argomento e lasciamo la politica perché prosegue senza sosta la demolizione delle tre palazzine di Via Lago di Borgiano a Pescara. Questa mattina presso il cantiere il primo cittadino Carlo Masci ha fatto il punto sui lavori. Il servizio è di Paolo Renzetti. Proseguono a Pescara senza sosta i lavori di abbattimento delle tre palazzine pericolanti di Via Lago di Borgiano nel quartiere Rancitelli. Questa mattina gli operai hanno provveduto alla demolizione del tetto di uno dei tre stabili. Ai lavori ha presenziato l'assessore comunale Isabella Del Trecco. Un inizio di cantiere con un inizio di sgombero più che di demolizione. Questa mattina ci sarà una parte di demolizione vera e propria, quindi cominceremo veramente a vedere con i nostri occhi un pezzo di fabbricato che va via e a seguire anche tutto il resto per far sì che si potrà dare ai residenti, come giusto, una piazza e uno spazio adeguati. Un esempio di vivibilità, perché dovrà essere una piazza dove sicuramente ci sarà del verde, ma dove ci sarà la possibilità di vivere, di confrontarsi e di passeggiare, di trascorrere del tempo. Quindi dai bambini agli anziani tutti avranno uno spazio e non tutto questo cemento per poter vivere in maniera sicuramente più sostenibile.
può scendere, via. Il presidente dell'ATER di Pescara, Mario Lattanzio, è entrato nel merito dei lavori parlando di tempi e costi. Entro 3 mesi dovrebbero completarsi i lavori, permettendo poi, se ci sono interruzioni dovute non a cause normali, cioè nel senso è un lavoro particolare, quindi può succedere di tutto, spero di no, che si rispettano i tempi. E oggi inizia proprio la vera demolizione con la pinza, quindi si cominciano a smontare i solai, e le varie travi, pilastri, e quindi questo sarà ripetuto poi anche sugli altri 2 edifici. Quindi è un lavoro che avrà il suo compimento tra i 3 mesi che avevamo previsto per capitolato. I costi? Allora, tutto il progetto è 1.350.000, compreso di spese tecniche, IVA e i lavori. La società che si è aggiudicata la gara è di Gubbio e quindi niente, si stanno realizzando nella programmazione che avevamo previsto. Quindi... Per Pescara penso che è una cosa positiva, anche perché qui poi si creerà una piazza al servizio di tutta la zona e si riqualificherà la zona stessa. Da Pescara ci spostiamo a Chieti perché, complice l'apertura dei musei nazionali e le iniziative messe in campo dall'amministrazione, il bilancio del turismo estivo a Chieti è un segno positivo, merito anche del turismo culturale. Selenia Secondi. È di circa un 30% in più rispetto allo scorso anno, allo stesso periodo di agosto dello scorso anno, l'introito di somme nelle casse comunali dovute al turismo. Quest'anno, fortunatamente, grazie anche all'apertura dei musei nazionali sotto Ferragosto, Chieti ha visto davvero dei numeri importanti che derivano dal turismo. Sì, sono molto soddisfatto del lavoro corposo che ho messo in campo e abbiamo messo in campo come assessorato alla cultura e al turismo in questi mesi passati, che hanno dato oggi questi frutti significativi grazie a una collaborazione e un dialogo costante con la direzione regionale dei musei, e quindi voglio ringraziare la direttrice Federica Zalabra, perché grazie a una convenzione che abbiamo stilato abbiamo consentito di disporre del personale percettore di reddito di cittadinanza, le cosiddette unità PUC, che sono andati in ausilio al poco e ridotto personale museale oggi disponibile tra le 2 strutture nazionali a Chieti. E grazie a questo ausilio siamo riusciti a potenziare le aperture, soprattutto nel fine settimana, dove mattina e pomeriggio, venerdì, sabato e domenica, i musei nazionali sono stati aperti, oltre il mercoledì mattina dedicato alle visite organizzate e guidate, e questo, soprattutto con l'apertura di Ferragosto, ha dato concreti benefici sulle strutture ricettive, sul commercio cittadino e soprattutto sulle presenze, che hanno generato questo maggior gettito di tassa di soggiorno per un potenziamento dei servizi legati al turismo. C'è stato turismo proveniente dall'Italia, ma tanto soprattutto dall'estero. Sì, tanti turisti anche dall'estero, gruppi di chiaramente turisti che hanno organizzato delle visite guidate. Siamo molto soddisfatti perché Chieti deve ripartire dalla cultura e dal turismo, perché è un patrimonio immenso. Cosa bolle in pentola per la stagione invernale? Qualche anticipazione la possiamo dare? Sì, per la stagione invernale la volontà è sempre quella di puntare a questo turismo culturale, anche con il progetto 3, devo dire che sta avendo un ottimo riscontro, il progetto compartecipato e patrocinato dall'amministrazione portato avanti da Confesercenti, progetto Teatri Vivi Emozionando, con un abbinamento di visite legate appunto al turismo culturale, al turismo religioso, ma anche appunto alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico della città e della nostra regione. La stazione ornitologica abruzzese critica la regione Abruzzo, che non rispetterebbe nell'ambito della nuova stagione di caccia i vincoli dell'Unione Europea. De Sanctis, tempo di caccia, ci sono delle date, ci sono anche dei vincoli dell'Unione Europea, e voi, insomma, attraverso un comunicato avete contestato alcune specie di caccia che la Regione Abruzzo ha autorizzato e che non rispetterebbero questi vincoli dell'Unione Europea. L'Unione Europea chiede di non permettere l'attività venatoria in 2 periodi dell'anno, in particolare su alcune specie ovviamente, e cioè il periodo della riproduzione, quando ci sono addirittura i pulcini nel nido,
è ovvio che l'Unione Europea dice non sparate agli adulti che devono alimentare quei pulcini, e poi nella stagione di migrazione preriproduttiva, cioè quando gli adulti che hanno passato l'inverno devono partire per andare a nidificare. Ecco, in questi due periodi non si può cacciare, invece in Abruzzo la regione consente di cacciare il colombaccio anche a ottobre, che è periodo riproduttivo secondo l'Unione Europea. Poi ci sono dei documenti tecnici dell'Unione Europea che dicono quali sono queste date, diciamo così. E poi il tordo bottaccio 10 giorni in più a gennaio, il germano reale 20 giorni in più a gennaio, queste sono le scelte della regione. Quindi noi riteniamo che insomma, sia stato fatto un grave errore, perché percorrere dietro ai cacciatori, diciamo, ne fanno le spese, specie che sono patrimonio di tutti. E poi in realtà la regione Abruzzo consente anche l'attività venatoria a specie molto rare nella regione, come il frullino e il codone, che è una specie di anatra, e poi anche su specie che stanno in forte diminuzione, come l'allodola e la coturnice. Sversamenti nel fiume Pescara, tecnici al lavoro, nelle prossime ore saranno resi noti infatti i risultati delle analisi dell'ART Abruzzo sui campioni di acqua prelevati nel fiume Pescara dopo lo svernamento di carburante scoperto nel weekend. Proseguono gli accertamenti dei tecnici dell'ART Abruzzo per capire e conoscere le cause dello sversamento quasi certamente di carburante nel fiume Pescara. Sono stati prelevati campioni d'acqua in più punti per poter analizzare il liquido. Anche la Guardia Costiera ha avviato accertamenti di Polizia Marittima. Il sindaco Carlo Masci auspica che gli eventuali colpevoli dello sversamento vengano individuati e sanzionati. Qui siamo alla recidiva, perché l'anno scorso nello stesso giorno è successa la medesima cosa, qualcuno evidentemente pulisce serbatoi in prossimità delle ferie ferragostane e invece di scaricare il liquame o comunque il catrame nelle procedure previste per legge scarica direttamente nella rete fognaria, e quindi la rete fognaria con questi liquidi oleosi va anche in tilt, e alla fine questa chiazza ce la ritroviamo sul fiume. Io mi auguro che chi ha fatto questa azione venga assicurata la giustizia, perché queste cose sono veramente vergognose, perché danneggiano l'ambiente, perché danneggiano la collettività, perché comunque sono atti che, oltre a essere fuori dalla legge, hanno anche una sorta di negatività in sé per la collettività. Quindi mi auguro che veramente chi è responsabile sia punito e soprattutto sia individuato. Poi la chiazza oggi mi dicono che è sul porto, non è arrivata in mare. L'autorità portuale, di sistema portuale, che è competente per il fiume e per l'area portuale, è intervenuta, so che stanno operando con le azioni di bonifica, quindi mi auguro che siano compiute in brevissimo tempo e soprattutto che quella chiazza oleosa non arrivi al mare, che noi abbiamo puntato molto sul mare pulito, abbiamo puntato sulla bandiera blu. Pescara quest'anno è stata una città che è stata molto appetibile dal punto di vista turistico, la città è piena, quindi noi dobbiamo mantenere questa caratteristica. Certo, un episodio delinquenziale, perché io lo definisco così, non si può definire altrimenti, accade e crea problemi alla comunità. Per adesso i problemi sono contenuti nel fiume, anche se comunque questa cosa crea danni incredibili, e speriamo che la bonifica sia una bonifica che contenga questi danni il più possibile. La squadra di calcio del Chieti giocherà su un campo innovato e curato grazie ai 66.000 euro stanziati dall'amministrazione comunale per la manutenzione del verde dell'Angelini, un ulteriore segno della grande attenzione riservata alle strutture sportive teatine.
Ulteriori migliorie per lo stadio Angelini di Chieti dopo i lavori che sono stati fatti per migliorare anche la parte dedicata all'atletica. Adesso arriva il lavoro sul verde e sono stati infatti assegnati i lavori che riguardano il verde dello stadio Angelini. Assolutamente sì, ci tenevamo in maniera particolare, abbiamo espletato quelle che erano le procedure, abbiamo affidato il servizio di manutenzione del manto erboso per un totale di 66.000 euro alla ditta Garden Gardenia, che era la stessa ditta che ha gestito il manto erboso e la manutenzione dello stesso anche nella passata stagione. Abbiamo attraverso gli uffici espletato tutto quello che era l'iter, quindi partendo da un'indagine di mercato, e poi siamo arrivati però a puntare molto sulla qualità, a puntare molto su quei parametri che possano consentire alla squadra di calcio del Chieti di avere un manto erboso in condizioni ottimali per una stagione sportiva che si accinge ai nastri di partenza e che promette davvero molto bene. Ecco, noi siamo un'amministrazione molto presente, molto attiva, a supporto ovviamente di quello che è il tessuto sportivo cittadino. In questo caso ci tenevamo a regalare un manto erboso veramente di categoria importante, perché la città lo merita, e quindi abbiamo veramente corso contro il tempo per fare in modo che tutto fosse pronto per la stagione entrante. È inutile ricordare quanto sia importante il manto del Prato per gli incontri di calcio. Assolutamente, è fondamentale, così come sono fondamentali i lavori che vengono effettuati dopo le partite in termini di ripiantumazione, in termini ovviamente di irrigazione, in termini di monitoraggio di eventuali batteri, eventuali funghi. Insomma, veramente è un lavoro certosino, abbiamo puntato molto sulla qualità anche nei criteri valutativi, e poi abbiamo affidato il servizio, e questo è stato veramente un lavoro importante che gli uffici hanno portato avanti anche a ridosso del periodo estivo, perché insieme al nostro sindaco ci tenevamo in maniera particolare e siamo felici di essere riusciti a predisporre il tutto in tempo, non soltanto per l'inizio della stagione ma anche per far sì che lo stadio possa essere quel fiore all'occhiello che la città merita, e noi su questo ci lavoriamo veramente quotidianamente. Torna nel prossimo fine settimana a Teramo Extemporanea il Festival della Pittura Estemporanea, in programma il 27 e 28 agosto. Oltre 150 gli artisti in concorso in questa che è la terza edizione. Dopo un anno di lavoro siamo pronti, il 27 si accendono le luci sulla terza edizione del festival, arriveranno gli artisti da tutta Italia come ogni anno per riempire una notte di colori. Al centro dell'evento non c'è il concorso ma ci sono gli artisti che riempiono la città, quindi i teramani, i turisti potranno godere dell'arte che nasce, questo è l'obiettivo del festival. Nella pre-registrazione sono 150 tra bambini e adulti, qualcuno potrebbe mancare o qualcuno potrebbe ancora iscriversi, come molti non vogliono la pubblicità iniziale, quindi arriveranno all'ultimo momento, però comunque oggi Extemporanea è un evento conosciuto in tutta Italia, gli artisti non hanno più bisogno di essere invitati perché comunque è un evento di riferimento sul panorama nazionale. Ci sarà una sezione dedicata agli under 12, bambini da 4 a 12 anni che potranno partecipare e dipingere, scarabocchiare, disegnare vicino a degli artisti e dei maestri. Questo è un gioco, ma tutto l'evento deve essere un gioco perché l'arte deve essere principalmente gioco, e i bambini messi davanti vicino a fianco agli artisti professionisti creeranno una suggestione nuova. E poi c'è la sezione fotografi, quest'anno stiamo invitando i fotografi a venire a Teramo a immortalare la notte dell'arte, poi potranno post produrre l'opera e anche le opere scattate durante la notte parteciperanno a un concorso, e quindi ci sarà un premio durante la mostra che faremo a fine ottobre, a fine settembre, a cavallo con ottobre. Si è conclusa con un bilancio più che positivo la 40ª edizione di Sfoltore Ensemble, 6 giorni ricchi di musica, arte e spettacolo, migliaia di visitatori che hanno riscoperto le bellezze del centro storico di Sfoltore grazie al ricchissimo programma che ha spaziato dagli spettacoli di Largo San Giovanni agli eventi collaterali che hanno animato tutto il centro storico. Uno di questi, denominato Dimore, ha permesso l'esposizione di opere e installazioni che hanno fatto da cornice alle giornate di eventi. Albano Paolinelli è uno degli artisti che espongono il progetto Dimore a Sfoltore Ensemble 40ª edizione, ma soprattutto è la memoria storica per quello che riguarda la nascita di questo festival.
In effetti abbiamo lavorato molto negli anni passati qui. Quest'anno, ecco, io partecipo con alcune mie opere a questo progetto di More e devo dire che è una cosa molto interessante, anche perché mancando degli spazi dove poter esporre creare ecco un'esposizione interessante, ricca di artisti qualificati, hanno pensato bene a recuperare questi spazi, quindi questi spazi così dalle dimore del paese, del borgo, e devo dire che è uscita fuori una cosa molto interessante e brillante, perché ci sono degli artisti interessanti, poi con delle opere anche sulle piazze. C'è Dino Colalongo con un'opera molto bella in una piazza, quindi ci sono delle installazioni importanti e insomma è uscita fuori in fondo una cosa molto molto delicata ma molto bella. Con noi c'è Maria Geni Rossi. Allora, parliamo un po' del vostro sforzo organizzativo per questa 40ª edizione di Spoltore Ensemble. Allora, questi luoghi suggeriscono automaticamente l'accoglienza di opere d'arte, in quanto sono luoghi di grande qualità storica, spazi, ambienti straordinari in cui l'arte reciprocamente si esalta, e quindi il luogo stesso ha suggerito e ci ha invitato ad organizzare queste mostre in luoghi diversi. In base alle tipologie anche delle opere è stato scelto il luogo, sono luoghi spesso chiusi, non accessibili al pubblico perché spazi privati, e anche in questo caso è stata fatta un'azione di coinvolgimento del privato e quindi abbiamo avuto questa disponibilità rara, perché spesso appunto i luoghi non sono visitabili, è di grande effetto per il pubblico e quindi i visitatori sono stati tantissimi, e quindi anche il recepire l'opera d'arte è stato più facile perché il luogo stesso accoglieva sia l'opera che il visitatore. Sport adesso, calcio di Serie C, penultimo test precampionato per il Pescara, che ieri a Silvia ha fornito una prova deludente ed ha subito la prima sconfitta estiva ad opera della Parigrado Rimini. Ha deciso un gol nella ripresa di Santini, vediamo il servizio sulla partita di Andrea Costantini, a seguire il punto sul calciomercato con il presidente biancoazzurro Daniele Sebastiani. Nuova prova deludente precampionato per il Pescara. Questa volta conosce anche il sapore della prima sconfitta estiva, meno amara del solito perché non sono ancora partite ufficiali, ma tale da far scattare qualche campanello d'allarme, perché se ci poteva stare un piccolo incidente di percorso, l'1-1 di Città Sant'Angelo con la Renato Curi angolana, questo è stato bissato nel test di ieri al Lughetto di Febo di Silvi, dove il Rimini ha vinto di misura. E se il risultato conta ancora relativamente, la preoccupazione arriva da quello che la squadra ha mostrato sul campo, una prestazione povera con l'angolana, altrettanto povera contro il Rimini. Il Pescara stavolta se la vedeva con una Parigrado, ma sarebbe stato lecito attendersi dei progressi, che invece non si sono visti. Colpa dei carichi di lavoro ulteriormente dilatati per via del posticipo dell'inizio della stagione, o colpa di un organico non ancora completo? Magari entrambe le cose. Fatica, tanta fatica a fare gioco. Colai, schierato trequartista, ha provato a concludere, ma è stato troppo avulso dal gioco. Craia ha fatto fatica a far girare la squadra, qualcosa di meglio ha fatto il partente Daloia nella ripresa. Le mezze ali Mora e Germinario sono apparse anche loro poco in palla, e lì davanti non sono arrivati i palloni giocabili per Lescano e Cuppone, disinnescati con pochi problemi dai difensori romagnoli. Scarso il contributo in fase di spinta di Cancellotti e Milani. L'ex Pontedera ha macchiato il suo pomeriggio con l'errore sul gol di Santini al 12° della ripresa, e proprio Milani a tenere in gioco l'ex Padova su un rilancio all'apparenza in di Averi. C'è da dire che la squadra di Gaburro, molto attiva sul proprio fronte mancino, non è stata affatto brillante in avanti, tanto che Plizzari e nel finale Sommariva hanno trascorso un pomeriggio da spettatori in campo non paganti, mentre l'estremo del Rimini Galeotti nel finale è stato sollecitato da un paio di iniziative di Blanuta, che ha provato a ridestare dal torpore il Pescara. Senza quell'errore lo 0-0 sarebbe stato lo specchio migliore di una gara noiosa che non lascia tranquillo Colombo, in attesa di recuperare Aloy, infortunatosi
In una delle prime sedute con i nuovi compagni, il tecnico biancazzurro attende rinforzi in tutti i reparti. Se in attacco e difesa servono giocatori che vadano a completare il settore, vicinissimo Brosco per il pacchetto arretrato, la principale esigenza è quella di un regista di personalità che faccia girare la squadra, un'altra mezzala con capacità di attaccare l'area e un trequartista di qualità. Argomenti che saranno al centro dell'odierno vertice di mercato. Se Colombo e i suoi giocatori hanno tanto lavoro ancora da fare, altrettanto lo si può dire per la coppia Sebastiani Dell'Icarri, che ha una decina di giorni per rafforzare l'organico. Ma bisogna avere pazienza, perché purtroppo, come dice un giocatore, prendiamo il caso di Ghione, che veramente è un caso emblematico, dove veramente la parola non conta più niente. Non conta cosa più è successo? No, non è successo niente. Fino al 14 sera il giocatore aveva parlato col mister e ha detto che veniva a Pescara, che veniva solo a Pescara, poi ha scelto di andare a Catanzaro, ma per l'amor di Dio va benissimo, però... Purtroppo il calcio è questo, quindi bisogna stare attenti, aspettare, e quando capita l'occasione la fai, la chiudi e la porti a casa. Per quanto riguarda l'attacco, Dursi sta andando a Foggia, almeno queste sono le ultime, conferma questa cosa, Presidente, e poi se ci aggiorna su questa trattativa di cui si è parlato da ieri, di Sao, insomma, c'è stato questo contatto. Allora, della trattativa di Sao io non so assolutamente nulla, per cui non posso confermare nulla. E per quanto riguarda Dursi è un giocatore che piace a tante squadre in Serie C, quindi non mi meraviglio che piaccia pure al Foggia. È un giocatore che noi abbiamo sempre detto e ci piacerebbe riportare a Pescara, però ci sono anche le condizioni, purtroppo bisogna guardare in questo campionato, bisogna guardare i budget, bisogna guardare le garanzie, perché poi sono tutti bravi a chiedere, ma poi la verità è che alla fine della fiera ci sono dei vincoli talmente stretti in Serie C che se poi vai fuori rischi di creare dei problemi. Io i problemi non li voglio creare a nessuno. Ma Sao quindi una boutade, possiamo dire così? A me non risulta, poi ripeto, io di Sao non so assolutamente nulla. No, io non l'ho contattato di sicuro, quindi se poi dopo il direttore ha parlato col procuratore o ha parlato col giocatore, questo non lo so, perché ripeto, questa settimana io sono stato veramente presente pochissimo, quindi non ne so nulla, anzi vedrò di fare una riunione col direttore, se c'è anche il mister, anche per parlare, per vedere quali sono i programmi da qui alla fine del mercato, e poi vi potrò dire, ma a me non risulta. Anche Palmiero aspetta la B. Ma Palmiero, vedi, secondo me potrebbe anche avere tutto il diritto di aspettare una B. Il problema è che qui aspettano una B pure quelli che non ci hanno mai giocato, e quindi Palmiero fino adesso qualcosa ha dimostrato. Andiamo in Serie D adesso. Ieri giornata dedicata al turno preliminare di Coppa Italia. Avezzano sconfitto ed eliminato dal Porto d'Ascoli, in vantaggio con Dos Santos nel primo tempo. I marsicani vengono rimontati dai marchigiani, che si impongono per 2-1. Nel turno successivo sarà dunque il Porto d'Ascoli a sfidare i Lecchieti domenica prossima allo Stadio Angelini. Il Porto d'Ascoli batte in rimonta l'Avezzano e passa il turno in Coppa Italia. Gara giocata a porte chiuse in un Riviera delle Palme dal terreno decisamente in cattive condizioni. Tra gli uomini di Ciampelli manca Falli, indisponibile nell'ultimo minuto, tridente d'attacco composto da Clerici, Pacchioli e Spagna. Nell'Avezzano in campo l'ex Alessandro Pendenza in coppia con Dos Santos. Parte bene il Porto d'Ascoli, che nell'arco di due giri di lancette si fa vedere dalle parti di Gerbic. Al secondo è Battista a provarci, ma il suo tiro è ribattuto dalla difesa biancoverde. Poi è Petrini a provare la conclusione, che deviata in angolo. Al ventesimo D'Alessandro colpisce di testa ad azione d'angolo, ma il pallone sfila sul fondo. Un minuto dopo si fa vedere per la prima volta all'Avezzano con una conclusione dell'ex Pendenza che viene parata a terra da testa. Trascorrono due minuti e i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio. Battista entra in area e calcia, ribattuto. Sulla palla vagante si avventa il giovanissimo Pacchioli, che coglie in pieno il palo. Al 35esimo con un lampo arriva il vantaggio abruzzese. Dos Santos difende palla alla grande, un pallone spalla alla porta e, nonostante la pressione di Evangelisti, riesce a girarsi e a scagliare un pallone sotto l'incrocio dove testa non può arrivare. La reazione degli uomini di Ciampella è immediata. Al 39esimo ci vuole tutta la bravura di Gerbic per evitare il pareggio su una punizione ben calciata da Battista e indirizzata all'angolino. Nella ripresa rientra in campo un Porto d'Ascoli deciso a ribaltarla, e già dopo 50 secondi si fa vedere con Battista che serve Spagna, sponda per Pacchioli che spara alto da buona posizione. Al decimo ancora Battista che scende lungo l'auto di sinistra, serve Clerici che spara verso la porta, ma Gerbic è strepitoso a deviare in corner di piede. Dalla bandierina nasce il pari di De Rivieraschi. La palla giunge a Evangelisti, che ci prova da lunga distanza, sorprendendo Gerbic forse coperto. 1-1.
Gli uomini di Ciampelli insistono al quarto d'ora. È ancora il classe 2004 Vacchiori che salta tre uomini, poi serve Spagna, ma il suo diagonale è largo e si spegne sul fondo. Al 23esimo uno scatenato Battista serve in entrato Caprioli, ma Gerbic questa volta si salva. Si arriva al 31esimo quando Caprioli calcia una punizione dal limite, disegnando una parettoria beffarda che sorprende Gerbic, forse sorpreso da un velo di Pacchioli. L'Avezzano non ha più le forze per reagire e il Porto d'Ascoli si guadagna la sfida di domenica prossima all'Angelini contro il Chieti. Prima di chiudere una comunicazione, perché la Mediaset SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata TV6, informa che intende diffondere messaggi autogestiti a pagamento per le elezioni politiche fissate per il giorno 25 settembre 2022. A tal fine informa che nella sede di Silvi, strada statale nord 26, numero di telefono 0859300020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo per essere prenotati, le modalità di prenotazione, le tariffe per i messaggi politici autogestiti a pagamento determinate dalla Mediaset SRL, ogni ulteriore circostanza d'elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi. Con questa comunicazione si chiude la prima edizione del nostro TG6. I contributi che avete visto e anche tante altre notizie sul nostro portale www.tv6.it. L'informazione si aggiorna alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.